Buongiorno, affrontiamo il primo tema dei nostri incontri, che saranno tanti e spero di non tediarvi, parlando del tumore, ahimè, questo grosso problema, giustamente, anche perché se non lo conosciamo bene, come possiamo affrontarlo nel modo migliore? Per cui capiamo prima di tutto cos'è la mammella. La mammella è un annesso cutaneo, come altre ghiandole della cute, che produce il latte. Anatomia, questa è importante giusto per capire qualche nome che vi viene dato. Come è fatta la ghiandola? Appoggia sul muscolo grande pettorale, rivestito dalla cute, ovviamente. C'è il complesso areola-capezzolo che ben conoscete. Sotto la cute ci può essere uno strato adipe, il tessuto adiposo più o meno rappresentato, e poi c'è la ghiandola che è formata dai lobuli che producono il latte e dai dotti che arrivano fino al capezzolo e che veicolano il latte all'esterno. Purtroppo, come in tutte le parti del corpo, ahimè, lo sappiamo, facciamo parte della vita biologica di questa terra, alcune volte queste cellule non funzionano bene, impazziscono e nascono questi tumori. Per cui nella mammella, come vi ho detto, nei lobuli e nei dotti, i tumori più importanti che più sentirete dire sono il carcinoma duttale e il carcinoma lobulare. Quando parliamo di tumori maligni, esistono anche i tumori benigni, che nascono soprattutto dai tessuti connettivi, il lipoma oppure il fibroadenoma, che è fatto da tessuto fibroso e da ghiandola. Chiaramente un tumore benigno è facilmente rimovibile, non crea problemi. I tumori maligni vanno affrontati in un modo diverso e c'è una, diciamo, plurispecialisti che affrontano questo settore per portare, oggi lo sappiamo come vi ho detto nel video introduttivo, al trattamento migliore, a una guarigione che oggi è superiore all'80%. Per cui non bisogna mai drammatizzare, appena percepiamo qualcosa, basta far riferimento al centro più vicino e ovviamente al chirurgo o al senologo di vostra fiducia e tranquille che con una diagnosi precoce il problema sicuramente può essere risolto nella maggior parte dei casi. Per cui quello che è importante è non farsi prendere da una situazione di timore, ma subito incontrarsi con qualcuno, discutere di questo e sicuramente risolverete il problema. Ci rivedremo nei prossimi video. A presto!